Un caloroso benvenuto a tutti i visitatori. Fino al 12 agosto, due perle del Mediterraneo, Ponza e Ventotene, ospiteranno Ponza e Ventotene Festival, con momenti di spettacolo, performance musicali, danza, prosa e letture. Il festival è promosso dall'Assessorato alla Cultura, Arte e Sport della Regione Lazio e realizzata dall'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio. Tra gli artisti, Carmen Consoli, Ambra Angiolini, Nobraino, Tecno Sospiri. Per informazioni, www.culturalazio.it. Dal 24 al 28 agosto, presso il Centro Baldo Calabresi, all'interno del Parco della Rimembranza di Sezze, si svolgerà la terza edizione del Documenta Film Fest, dedicato al cinema documentario. Una giuria qualificata e composta da esperti del settore assegnerà il premio Città di Sezze di 3.000 euro ad uno dei 12 film finalisti. Per maggiori informazioni sull'evento visitate www.documentafilmfest.it. Fino al 27 agosto la Galleria Rosso Cinabro a Roma ospita la mostra collettiva Atmosphere, un'occasione per osservare le tele di giovani artisti e per riflettere sull'arte contemporanea, raffinata, colta ma non più in Italia. Per maggiori informazioni visitate www.rossocinabro.com. Dal 6 all'8 agosto a Tolfa, alle vie del centro storico, saranno invase da centinaia di artisti internazionali, espositori, pittori, scultori, musicisti ed attori, in occasione della sesta edizione di Tolfa Art, festival di arte di strada ed artigianato. Per maggiori informazioni www.tolfarte.it. Prenderà il via venerdì 20 agosto, presso il Teatro Flavio Vespasiano a Rieti, la seconda edizione del Reate Festival, dedicato al bel canto, al jazz e alla danza. Numerosi e prestigiosi gli artisti che prenderanno parte alla manifestazione. Per ulteriori informazioni www.reatefestival.it. Canale Monterano presenta il 18 agosto il Palio delle Contrade, articolato in due fasi, un corteo storico in costume medievale a cui poi seguirà la Corsa del Bigonzo. La lettura del bando del Palio aprirà il corteo storico composto da circa 200 figuranti, dame e cavalieri di rappresentanza delle sei contrade. Per maggiori informazioni www.monterano.net. Fino al 15 agosto, Piazza Girolamo Fabrizio d'Acquapendente ospita musica e drink sotto le stelle. Ogni sera a partire dalle 21.30 con ingresso gratuito sarà possibile assistere a spettacoli, cabaret, ascoltare ottima musica e ballare al suono di ritmi latini e folk. Per informazioni www.comuneacquapendente.it. Dal 2 al 5 settembre 2010, Cantalupo in Sabina offrirà ai cevicoli e tanti artisti conosciuti e non che vorranno esibirsi e mettere a disposizione la propria arte, esprimendosi liberamente per le vie del centro storico. Le strade ospiteranno ognuno un percorso dedicato a un'arte diversa: musica, teatro, cinema, arti visive, danza, letteratura ed arti di strada. L'ultima giornata sarà infine dedicata ai più piccini. Ritorna infatti Arterie dei Piccoli, il paese dei Balmocci. Per ulteriori informazioni www.arterie2010.net e www.mercurioinforma.org. Anche quest'anno il Comune di Pomezia ha organizzato Estate al Museo, la manifestazione che fino al 12 di settembre offre la possibilità di assistere gratuitamente nell'atmosfera suggestiva del Borgo di Pratica di Mare e del Museo Archeologico Lavinium a grandi eventi di spettacolo, musica, teatro e danza. Tutti gli spettacoli sono gratuiti ed iniziano alle ore 21. Per informazioni contattare lo 06 91 98 4744. La redazione di Cultura Lazio vi augura buone vacanze e vi dà appuntamento al 10 di settembre per la prossima edizione del Lazio Live.